nasty. Hey, listen to the man. Well, Godfather. Payback. Oh, bless. Questa breve premessa, vediamo un attimino di affrontare più nel dettaglio l'agenda dell'incontro che volevo proporvi oggi. Sostanzialmente volevo partire da una prima analisi di quelli che sono gli standard. E per quanto riguarda standard parleremo sicuramente di documento digitale, di documento digitale intelligente, documento digitale dinamico, e affronteremo tutto quello che è la tematica degli standard legata al mondo PDF. Penso che questa sia una tematica molto interessante in un'ottica di business per le imprese. Successivamente vedremo appunto alcuni esempi per migliorare l'efficienza all'interno dell'azienda utilizzando queste tecnologie, con particolare attenzione anche al mondo della sicurezza del documento, fino a far vedere appunto dei workflow, dei processi, esempi d'uso sul quale si possa porre appunto l'attenzione non tanto solo sulla dematerializzazione come indicato qua, ma anche sull'efficientamento del processo. All'interno di tutto questo poi farò una breve dimostrazione di quello che è uno dei nostri prodotti di punta appena rilasciato per gli utenti che noi chiamiamo Knowledge Worker, che citavo prima, qual è Acrobat 10. Lo scorso autunno abbiamo rilasciato questa nuova versione di Acrobat 10 del nostro lettore gratuito Reader 10, e vedremo magari alcuni elementi che contraddistinguono questa nuova soluzione dal vivo, e farò vedere anche degli esempi di utilizzo della tecnologia PDF in un'ottica appunto di far vedere che cosa si può fare come stato dell'arte della tecnologia all'interno di un formato PDF. Spero che molti di voi non abbiano ancora visto come abbiamo sostanzialmente unito la tecnologia Flash e la tecnologia PDF all'interno di un unico documento, quindi poter veicolare all'interno di un documento PDF contenuti dinamici in Flash. Questo sicuramente è una cosa molto interessante che è giusto appunto mettere in evidenza. Nel dettaglio no, però visto il suo interesse sicuramente possiamo prendere magari uno spunto per affrontare anche quell'argomento. Ecco, per quanto riguarda le domande, liberissimi di farmi domande quando volete, chiaro che se riusciamo magari a confinare nella parte finale un pochino più organico la risposta, altrimenti comunque non c'è nessun problema. Ritornando al discorso appunto della gestione delle informazioni, questo schema si mette in evidenza come e qua uno dei punti di forza delle soluzioni Adobe, si necessita sostanzialmente nel nostro quotidiano lo scambio di informazioni dalla nostra organizzazione all'esterno della nostra organizzazione. Qua vediamo i più formati e i più noti formati che viaggiano sul web o anche via mail, che sono tutti quelli Office che troviamo qua sopra, l'utilizzo di differenti browser che tipicamente ci vengono incontro per navigare all'interno delle applicazioni aziendali, sia interne che esterne, quindi external piuttosto che siti web istituzionali. E legato a questo mondo mettiamo in evidenza il formato PDF e il formato Flash. Ho ottenuto questa netta separazione tra i due mondi proprio perché volevo appunto enfatizzare le differenze tra questi due formati, che sono quelli da un lato quelli di authoring, sicuramente maggiormente usati all'interno dell'organizzazione, e invece questi formati in particolare, il web che fa da veicolo, ma i formati Flash e PDF che diventano sostanzialmente una sorta di esperanto che ci permettono di far muovere le informazioni dall'interno dell'organizzazione all'esterno senza curarci di quello che devono installare i nostri interlocutori che sono esterni alla nostra organizzazione. Qua vediamo e vi potrete ritrovare all'interno di queste organizzazioni, dalle grandi imprese alle pubbliche amministrazioni, piccole e medie, istruzione, quindi education. Quindi ancora una volta per ribadire che il formato PDF, le applicazioni che si possono fare con la tecnologia formato PDF piuttosto che la tecnologia Flash, sono applicazioni che hanno un ambito di utilizzo sui differenti verticali, come dicevo poc'anzi. Vediamo qualcosina in dettaglio sul formato PDF. Il formato PDF tipicamente viene visto, al di là dell'acronimo che penso tutti sappiate cosa vuol dire, viene visto semplicemente come l'equivalente della nostra stampa cartacea. Questo è il punto di partenza, non è il punto di arrivo. Molti lo vedono come punto di arrivo, ma in realtà appunto è il momento da cui partire per creare un'applicazione a valore aggiunto, un sistema innovativo per comunicare. Perché questo? Perché le specifiche PDF prevedono, come vedete nel secondo punto della lista, la possibilità di includere ad esempio contenuti dinamici, quali video, contenuti 3D, permettono di realizzare modulistica elettronica, e qua poi faremo degli esempi, un esempio ad esempio
tratterà proprio la creazione di un modulo con Acrobat, ma al tempo stesso si può poi industrializzare questa soluzione per creare un workflow di raccolta dell'informazione all'interno dell'organizzazione basato su PDF, quindi l'equivalente del modulo cartaceo ma in formato elettronico, quindi la possibilità di avere un documento che ha una sua logica di business inserita, un documento intelligente, non è la semplice stampa. La possibilità di apporre firme digitali, quindi di completare quelli che sono i processi sui documenti che normalmente avvengono in formato cartaceo anche all'interno del documento PDF. La sicurezza, che è un altro aspetto essenziale. Nelle specifiche PDF si fa ovviamente menzione all'aspetto di sicurezza, che è un aspetto essenziale, e vedremo come è possibile ad esempio proteggere le informazioni legando la protezione al documento ma governando questo centralmente. Una delle soluzioni appunto della piattaforma Adobe LiveCycle è proprio una soluzione di rights management che permette di fare questo tipo di operazioni. Ovviamente il PDF, l'acronimo stesso dice che è portabile come formato, non dipende dalla piattaforma, è compresso, poi qua possiamo entrare nei vari livelli di compressione a seconda dell'ottimizzazione che si vuole ottenere in termini di qualità, è accessibile, cosa che molti non sanno, è possibile fare un documento PDF accessibile così come si va a curare l'accessibilità dei siti web, ovvero dare la possibilità ai diversamente abili di interagire col documento che vanno a leggere, quindi la possibilità di utilizzare ad esempio lettori di schermo, come ad esempio faccio un nome, Jones, che molti di voi probabilmente conoscono, che dà la possibilità a queste persone di leggere magari il testo alternativo alle immagini o alternativo ai video, di avere un ordine di lettura del documento, di utilizzare la tastiera anziché usare il mouse. Ovviamente non minoritaria, diciamo, l'importanza anche di un sottoinsieme delle specifiche PDF che si chiama PDFA, ovvero il PDF per l'archiviazione a lungo termine. Processi di conservazione sostitutiva sono sicuramente ambiti in cui il PDFA la fa da padrone, e poi vedremo nello specifico che cosa vuol dire PDFA. Andiamo subito a vedere questi aspetti. Uno dei primi aspetti è innanzitutto la definizione degli standard. Adobe porta avanti quelli che sono gli standard. PDF non è più un formato proprietario di Adobe, è uno standard ISO internazionale, e noi contribuiamo allo sviluppo quello di questo standard come quelli che sono gli attori che hanno la possibilità, se ne hanno voglia appunto, di contribuire allo sviluppo di queste specifiche. Citavo prima il PDFA. Il PDFA ormai è uno standard da lontano 2005, mentre lo standard PDF, poi nella versione 1.7, è divenuto tale nel 2007, viene chiamato appunto in gergo ISO 32000. Si stanno poi definendo tutta una serie di standard già definiti per il mondo della prestampa, per chi lavora in quest'ambito come PDFX ad esempio, ma si stanno definendo dei nuovi standard in altri ambiti e settori merceologici, quale ad esempio lo standard legato al mondo dell'accessibilità, che va a contribuire a definire dei PDF, appunto il PDF slash QA che vediamo appunto per i diversamente abili, piuttosto che il PDF slash sbarra H, cioè quello per il mondo della sanità. Cioè dei sottoinsiemi di specifiche PDF volte a garantire quelle che sono le esigenze di questi specifici mercati. Quello dell'accessibilità, che so cross, non è specifico di un mercato, ma diciamo quello della sanità sicuramente uno specifico. Abbiamo anche approntato un discorso legato al mondo del mondo engineering con il PDFE, anch'esso appunto per lo standard nel mondo tecnico, architettonico e ingegneristico. Molti di voi avranno visto anche come in quest'ambito nel PDF sia possibile inserire oggetti CAD tridimensionali, non è strettamente legato allo standard, però ci teniamo a darvi questa visione, questa visibilità, cioè la possibilità di avere il PDF come un documento che è in grado di trasportare l'oggetto CAD tridimensionale, con la possibilità di navigare all'interno di questo oggetto, di fare zoom in, zoom out, cross-sectioning, così come se avessi un client specifico di un determinato CAD vendor, in realtà sto usando sempre il lettore gratuito che è l'Adobe Reader.